Un clamoroso dietrofront da parte dell'Osservatorio Vesuviano, la sede locale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 4 giorni di dati ballerini, iniziato con il cambio di magnitudo da 3,6 a 4 e la prima indicazione dell'epicentro in mare a 10 km di profondità a largo di Forio d'Ischia. Ora la smentita totale con l'epicentro nella parte alta di Casamicciola, nei pressi di Piazza Maio, la zona più colpita e devastata dalla scossa di terremoto di lunedì scorso. Nella comunità scientifica scoppia la polemica sulla attendibilità dei dati e sui modelli inadeguati. Stamane, intanto, la salma di una delle due vittime, Marilena Romanini, è stata trasferita nella sua regione, le Marche, dopo i funerali celebrati ieri sera al Palasport dell'Isola Verde dal vescovo di Ischia, Pietro Lagnese. L'abusivismo edilizio, che pure ne siamo consapevoli, è presente sulla nostra isola e che pertanto va combattuto con determinazione, soprattutto quando esso mina l'incolumità dei cittadini. Di certo non può essere ritenuto la vera causa dei crolli che hanno interessato per la maggior parte edifici di non recente costruzione e numerose chiese dell'isola. Sul fronte delle indagini, la Procura di Napoli continua a recuperare documenti per verificare condoni ed eventuali abusi, soprattutto nella zona rossa di Casamicciola. Ed emerge che il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, è imputato per abusi edilizi nella casa di famiglia all'Acquameno, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il reato, sottolinea una nota alla stampa, il suo legale, è già prescritto, ma il primo cittadino, dice l'avvocato, vuole dimostrare in dibattimento la sua estraneità ai fatti.